Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo le pagelle dell'ultima gara del campionato Seat Leon TCR Magione venerdì scorso. L'altra volta vi era piaciuta questa idea simpatica di dare un po' i voti, gli apprezzamenti personali di, diciamo, di ognuno di voi, e quest'oggi vi voglio appunto riproporre la stessa cosa. Inizierei subito da il vincitore di questa gara, Michele Soncini. Non c'è praticamente nulla da dire. Pole e gara vinta. Gara perfetta. Robocop. Fabrizio Ninci, voto 9,5. Gara anche per lui perfetta, unico bemolle, secondo posto per lui. E ovviamente ragazzi, qualcuno dovrà pure occupare questa posizione. Concreto. Fabri 78, il sottoscritto, voto 7,5. Gara pressoché finita alla seconda curva. Reo un incidente procurato involontariamente da Gigi Cortes, detto X-File Man, che per i soliti problemi di connessione svolazza senza controllo sulla pista, colpendo in modo random gli avversari. Oggi è toccato al commentatore YouTube più amato degli italiani. Ok, questa era una cavolata, ragazzi. Non trova ritmo per i danni subiti, ma lotta con le unghie per difendersi da Ivar, che lo marca stretto. Gladiatore. Che cavolo, permettetemelo ragazzi, l'altra volta scolaretto. E poi, scusate, i voti li faccio io. Un aggettivo carino anche per me ci sta, no? E poi ho fatto podio. Che cavolo. Vabbè, la chiudo qua, dai. Scusate per l'off topic. Ok, torniamo alle votazioni. Ivan Gridello, voto 8. Si libera la prima curva dall'agguerrito Fabio Napolitano, in qualche modo riesce a guadagnare la quarta posizione e si mette ad inseguire il Fabris. Solo il setup meno rapido gli negherà il podio. Avvoltoio. Samuele Cavagnino, Sterminator, voto 6,5. Fa uno sforzo comportamentale notevole, lotta, è aggressivo al punto giusto. Troppe sbavature però, gli fanno perdere troppo spesso posizioni e l'istinto distruttore ogni tanto torna a farsi sentire. Precoce! Andrea Balocchi, voto 6. Gara deludente dal punto di vista delle aspettative, anche se porta come al solito i punti a casa. Ci aspettiamo da lui, visto l'esperienza, sempre meglio. Anche se ne ha subite di tutti i colori, a volte però è lui a sbagliare. Oggi, Morbido Man! Che cazzo, stavolta Andrea, ti sei ammosciato! Nixos 123, voto 7,5. Se non fosse stato per quell'errore grossolano, sarebbe partito con gli altri e non avrebbe lottato in fondo alla classifica. Si batte, rimonta, subisce contatti, ma non molla mai. E soprattutto, anche se non sempre colpa sua, aspetta gli avversari. Avice, premi quel cavolo, sono pronto! Guerriero sportivo. Fabio Napolitano, voto 9. C'è poco da commentare. Fair play, uno dei pochi che aspetta quando ha toccato qualcuno. Non molla mai ed offre sorpassi spettacolari. Bravo, esemplare. Giuseppe Martino, voto 6. Troppi errori, si gira due volte. Se guadagna posizioni è grazie agli errori e gli orrori degli altri. Riesce alla fine a mettere un po' di pressione, ma non basta. Ha talento, ma non lo sfrutta. Depotenziato. Marco 40, voto 5. Prende mazzate e risponde con la stessa moneta. Lo conosco bene, ha talento, ma gli manca l'esperienza in gara con gli altri. Troppo aggressivo, arrega danni e si sfoga sugli sportelli degli altri. E non parla la nostra lingua, non ci capiamo. Lottatore greco-romano. Kimi Mattias Raikkonen, un nome più corto, no? Voto 6. Aggredito da tutte le parti, risponde anche lui con la stessa moneta. Non si fa, ma non molla lo stesso. Deve apprendere a stare insieme agli altri in pista. Il potenziale c'è, ma è da lavorare. Impulsivo. E poi, se non capisci Kimi, usa Google Translate, no? Giuseppe Cionti, voto 6. È vittima dei suoi stessi errori. Cede troppe posizioni, lotta ed è aggressivo, a volte troppo. Anche lui ha potenziale, ma deve sfruttarlo a proprio vantaggio. Trattore, sì, hai arato il campo praticamente a ogni giro. Davide Mancin, finalmente la sua prima gara. Fa una pole discretuccia, ma piano piano, rosica qua, rosica là, riesce ad ottenere il sesto posto. Bravo, conquistadores!
Francesco Di Fiore, Maurizio Palmieri, Gigi Cortes 73, Eric Albonetti, Mammano Daniele, Salvo De Stradis. Non sono padroni del loro destino. Tra incidenti, sfortune ed altro si ritrovano in fondo alla classifica. C'è chi addirittura non riesce a completare la gara. Peccato! Sfortunati di gruppo! Ok ragazzi, ho fatto il giro di tutti. Spero che anche questa volta le pagelle siano condivise, apprezzate. Se così fosse, vi invito a lasciare un pollice in su. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina come al solito per essere notificati quando carico un nuovo video. Non esitate a lasciare un commento qui sotto e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per avermi seguito. Da Fabris è tutto, ciao!